che dovevo fare, maresciallo? Dovevo farmi prendere in giro da lei? Con quella faccetta d'angelo mi ci aveva fatto credere. Mi aveva incantato. A me mi ci aveva fatto credere, sa. E cosa dovevo fare io? Stare a guardare senza dire niente? Fare la parte del cornuto e del fesso, in silenzio? Vederla uscire, rientrare, quando le pareva? E la gente? Lei pensa che la gente non ne parlasse? Era tutto un chiacchiericcio. Io lo so, tutti a fare le risatine quando passavo io. Eccolo, arriva il cornuto, dicevano. Non è stato capace di tenersi una ragazza giovane come lei. Forse che non gli funziona bene l'uccello. E io dovevo stare zitto e fermo, maresciallo. Mi capisce, vero? È uomo pure lei. E certe cose non devono esistere. Flavia, mi dice. Ah, Flavia. È stata sempre bellissima, Flavia. Una brava ragazza, lavoratrice e onesta. All'inizio non ci parlavamo assai. Lei non dava confidenza a tutti. E questa per me era un pregio. La madre ha il conto nella banca dove lavoro io. E ogni tanto veniva pure Flavia a fare qualche operazione. E così dopo un po' di tempo mi sono deciso a invitarla a prendere un caffè. Educata e rispettosa, maresciallo. Mai una parola sbagliata, mai un gesto fuori posto, niente. Una ragazza d'oro. Io le ho dato sempre consigli buoni. Dove e quanti soldi investire. Le ho fatto anche avere una piccola rendita, così non doveva lavorare più. A che le serviva lavorare? Le ho detto, Flavia, lascia perdere questo lavoro che tanto non vale la pena. Ti devi alzare presto e la sera torni stanca, lascia stare. Ora ogni mese ti arrivano i soldi sul conto e tu ti puoi dedicare a casa e se ti va uscire con la mamma o con le amiche. E poi hai 20 anni e dovresti pensare a mettere su famiglia. Ormai sei grande. E lei pensa che mi ascoltasse col maresciallo? Sì, all'inizio sì. Però non voleva lasciare il lavoro. Diceva che dentro casa si annoiava e che il tempo non le passava mai. Ma vuole sapere una cosa? Io, tutto questo, l'ho fatto perché volevo sposarla. Sì, la volevo sposare. Avevo già pensato a tutto. E col mio lavoro in banca potevo provvedere per tutti e due. Eppure per tre, se vogliamo. E allora, a che le serviva lavorare? Con chi poi? Con tutte quelle mezze puttane delle colleghe che si truccano, che escono senza orari, pure a mezzanotte. Ma le pare? No, Flavia era una brava ragazza e io non le volevo fare mancare niente.